Sullo scorporo del Marino dalla TS e sull'accorpamento all'università vogliamo vederci chiaro. Non siamo contrari a priori, però è una scelta importante, la città, il Consiglio Comunale, le forze sociali, le forze politiche, gli operatori sanitari devono discutere, devono capire, come vogliamo capire tutti, nel dettaglio di cosa si tratta. Anche perché vediamo invece gli aspetti negativi. Si perderebbe, basta leggere il DM70, senza l'ortopedia nell'ATS, quindi nell'attuale struttura ospedaliera di Alghero, che è composta dal Marino e dal Civile, uniti funzionalmente, si perderebbe un requisito essenziale per avere il DEA di primo livello, quindi ci sarebbe un declassamento. Si sistemerebbe forse il Marino, ma il Civile perderebbe dignità, diventerebbe poco più di un ambulatorio. E allora dobbiamo pesare chiaramente che cosa c'è in campo. Certo, basterebbe mettere in legge, sarebbe una deroga al DM70 che non si perde il DEA di primo livello, magari creando anche una funzione interdipartimentale tra l'azienda mista università ospedaliera e l'ATS. Però è tutto da studiare, è tutto da capire. Nel frattempo vergognosamente chiude chirurgia, vergognosamente ci sono le sale operatorie pronte ma non vengono aperte, pronte da mesi, e si agisce al Civile con una sola sala operatoria, mancano gli anestesisti, insomma in una situazione davvero di sfascio, dove l'unità di terapia intensiva ormai pronta da 2 anni non parte perché non ci sono le risorse, che pure ci sarebbero attingendo dalle graduatorie, per esempio in questo caso dell'azienda mista, e facendo una convenzione tra le due aziende. Tanti annunci, ha compreso questo blitz estivo, ma di fatto non si muove niente. Tanti sovralluoghi, tante visite, ma chi rimane senza visite vere, effettive, quelle che servono, sono i pazienti e sono i cittadini algheresi. Bisogna con forza, e noi abbiamo chiesto un consiglio comunale aperto, far sentire la voce di questo territorio e di un sindaco silente che invece dovrebbe manifestare e prendersi cura dei propri concittadini. Credo che sia la funzione essenziale di un sindaco.